Un fatto grave succede oggi in Parlamento. La lettera che doveva essere inviata da Tria al Ministro dell'Economia in risposta alla lettera europea è stata data ai giornalisti. Qualcuno, una talpa, ha dato ai giornalisti la lettera, che poi è stata anche modificata, quindi una lettera che era incompleta, che non era quella definitiva, ha rischiato gravemente di compromettere i rapporti con l'Europa perché questo comunque è un atto che può compromettere la stabilità dello Stato. Quindi un fatto, per quanto possa sembrare innocuo, è un fatto decisamente grave. Gli alleati, se ancora così si possono definire, si accusano tra di loro. La Lega accusa il Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle accusa la Lega. La Lega, accusando, dice: "Ma così il governo è finito." Quindi una tensione che non ha risparmiato nessuno nell'esecutivo. Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio, è rimasto sconcertato e ha parlato con Tria e hanno avviato anche delle verifiche giudiziali, nel senso che dicono chi sarà responsabile dovrà assumersene tutta la sua responsabilità di fronte alla magistratura di questo atto che sembra innocuo, ma è di una gravità enorme. Qualcuno dice già siamo ai titoli di coda del governo, quindi questo aver passato questa lettera, parte della lettera ai giornali probabilmente è da parte di qualcuno che sta cercando di far cadere il governo per trarne un beneficio personale, che pensando che magari con un nuovo governo possa tenere un incarico maggiore, un incarico minore, o la vendetta di qualcuno che adesso è sotto la lente d'ingrandimento perché non più gradito o dal proprio partito o dall'avversario. Comunque qualcuno che sta tramando contro l'attuale esecutivo. Conte ha annunciato che il prossimo lunedì parlerà agli italiani. In settimana ha parlato con Mattarella e Mattarella ha detto che se do non dovesse esserci comunque, se non dovesse vedere la continuità in questo governo, si andrà alle elezioni a settembre. Come dicevo prima, molti parlano, siamo ai titoli di coda e non c'è nulla che fa pensare che non sia così.